Ci disponiamo per la celebrazione della Santa Eucaristia. Ci mettiamo in piedi. Canto numero 38. E del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi, abbiamo incontrato la misericordia di Dio. L'abbiamo incontrata nella preghiera condivisa, nel chiedere al Signore il suo amore, nell'incontrarlo nel sacramento della riconciliazione. Oggi, in questo giorno in cui abbiamo celebrato la misericordia di Dio e ora rendiamo lode, rendiamo grazie nell'Eucaristia, la Chiesa ci invita a fare memoria di un santo prete, il santo Curato d'Ars. È una figura che ha vissuto da prete, che ancora oggi nella Chiesa ci racconta la bellezza di essere tramite, di portare ad incontrare la misericordia di Dio. È una bella figura di prete, San Giovanni Maria Vianney, Curato d'Ars. Una bella figura di prete che nella propria vita ha parlato dell'amore di Dio, della misericordia di Dio. E mi sembra bello che
in questa ultima celebrazione, prima dell'incontro con tutti i giovani domani nella veglia con il Papa, la liturgia ci faccia incontrare una bella figura di prete, quasi a raccontarci non solo e a farci incontrare nella preghiera una bella immagine di prete, come avete modo di sperimentare con i preti con voi in questi giorni, ma quasi mettendo nel cuore di ciascuno di noi il desiderio di essere narratori della misericordia di Dio. Tutti, anche voi giovani, narratori, portatori della misericordia di Dio. E forse in qualcuno potrebbe nascere il desiderio di diventarlo, come con altri preti e come altri preti, narratori della misericordia di Dio. Insieme, di nuovo, ci affidiamo a questo amore del Padre. Signore ricco di misericordia, abbi pietà di noi. Signore pietà. Cristo, che metti al nostro fianco testimoni della tua misericordia, abbi pietà di noi. Cristo pietà. Signore, che ci inviti ad essere noi narratori del tuo amore, abbi pietà di noi. Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che hai fatto di San Giovanni Maria Vianney un pastore mirabile per lo zelo apostolico, per la sua intercessione e il suo esempio fa che con la nostra carità guadagniamo a Cristo i fratelli e godiamo insieme con loro la gloria senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè e disse: queste sono le solennità del Signore, le riunioni sacre che convocherete nei tempi stabiliti. Il primo mese, al 14° giorno, al tramonto del sole, sarà la Pasqua del Signore. Il 15 dello stesso mese sarà la festa degli azimi in onore del Signore. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. Nel primo giorno avrete una riunione sacra, non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete al Signore sacrifici consumati dal fuoco. Il 7° giorno vi sarà una riunione sacra, non farete alcun lavoro servile. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli israeliti dicendo loro: quando sarete entrati nella terra che io vi do e ne metterete la messe, porterete al sacerdote un covone come primizia del vostro raccolto. Il sacerdote leverà il covone davanti al Signore perché sia gradito per il vostro bene. Il sacerdote lo eleverà il giorno dopo il sabato. Dal giorno dopo il sabato, cioè dal giorno in cui avrete portato il covone per il rito di elevazione, conterete 7 settimane complete. Conterete 50 giorni fino all'indomani del 7° sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione. Il 10° giorno del 7° mese sarà il giorno dell'espiazione. Terrete una riunione sacra, vi umilierete e offrirete sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Il giorno 15 di questo 7° mese sarà la festa delle capanne, per 7 giorni in onore del Signore. Il 1° giorno vi sarà una riunione sacra, non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete vittime consumate dal fuoco in onore del Signore. L'8° giorno terrete la riunione sacra e offrirete al Signore sacrifici consumati con il fuoco. È il giorno di riunione, non farete alcun lavoro servile.
Queste sono le solennità del Signore, nelle quali convocherete riunioni sacre, per presentare al Signore sacrifici consumati dal fuoco, olocausti e oblazioni, vittime e libagioni, ogni cosa nel giorno stabilito. Parola di Dio. Esultate in Dio, nostra forza. Esultate in Dio, nostra forza. Intonate il canto e suonate il tamburello, la cetra melodiosa con l'arpa. Suonate il corno nel novilunio, nel plenilunio, nostro giorno di festa. Esultate in Dio, nostra forza. Questo è un decreto per Israele, un giudizio del Dio di Giacobbe, una testimonianza data a Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto. Esultate in Dio, nostra forza. Non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo, e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio, che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto. Esultate in Dio, nostra forza. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Israele, il popolo che ha fatto alleanza o che accoglie l'alleanza, l'amicizia di Dio nel proprio cammino, nel tempo dell'Esodo, del cammino dall'Egitto alla terra promessa, come stiamo ascoltando in questi giorni, comincia il suo rapporto con Dio. E il rapporto con Dio, questo rapporto di amicizia di Israele con questo Dio che lo ha scelto come popolo amico, è un racconto che, così ci dice la pagina del Levitico,
comincia a istruire, a insegnare al popolo i tempi dell'incontro con Dio. Allora la pagina che abbiamo ascoltato è un insieme di istruzioni che potremmo definire liturgiche, un insieme di tempi, di celebrazioni, di offerta di sacrificio che nel corso dell'anno, nel conto delle settimane, le 7 settimane, 50 giorni, Israele deve imparare a vivere come spazio, tempo, esperienza di incontro e di dialogo con Dio. Ma una prima impressione che ci dà questo testo, questa pagina del Levitico, dove a Israele viene detto con quali tempi deve pregare, deve incontrare Dio, deve offrire sacrifici a Lui, una prima impressione sembra che dica a Israele e oggi a noi che dobbiamo incontrare Dio, che dobbiamo vivere la preghiera con Lui, dobbiamo vivere anche l'incontro con Lui nel tempo della liturgia che ci è data, come un insieme di cose che noi dobbiamo fare per Dio. Allora offrire un sacrificio, vivere la preghiera, seguire il percorso di quelle 7 settimane, celebrarlo dopo 50 giorni, ma poi arriviamo a noi, la messa ogni domenica, partecipare alla vita della comunità. Cioè, sembra che l'amicizia con Dio voglia dire che noi dobbiamo fare qualcosa per Lui. Sembra quasi che l'amicizia con Dio ci chieda di rispettare un percorso, dei tempi, delle preghiere, delle azioni, delle dimensioni della vita che noi dobbiamo vivere, rispettare, fare per vivere questa amicizia con il Signore. E in realtà quello che ci dice la pagina del Levitico è tutt'altro. Il popolo è invitato a vivere il cammino della liturgia, della ritualità, l'offerta del sacrificio, le 7 settimane, i 50 giorni, non perché lui, il popolo, debba fare qualcosa per Dio, ma per lasciare che Dio faccia qualcosa per il popolo. Cioè il tempo della preghiera, del sacrificio, il tempo della liturgia che ci viene raccontato in questa pagina, ma che anche noi oggi siamo invitati a vivere, quando per esempio ci viene rivolto l'invito della partecipazione alla messa domenicale, o del vivere il triduo della Pasqua, o del santificare e celebrare insieme le feste più importanti. Ecco, tutto questo cammino che ci è proposto e al quale siamo invitati non è il cammino nel quale noi dobbiamo fare qualcosa per Dio, ma è vivere l'atteggiamento della vita, degli spazi del nostro tempo in cui accorgerci di quello che Dio fa per te. Questa è la preghiera, è la celebrazione dell'Eucaristia, è vivere il cammino dell'anno liturgico, è vivere la vita in modo da poterci accorgere e da poter accogliere quello che Dio fa per te. Allora, per Israele, tutte queste regole che devono vivere per offrire il sacrificio a Dio sono un modo per dire a Israele: lasciati voler bene da Dio. Lasciati voler bene. E quando anche noi siamo invitati a vivere il nostro cammino di fede, quando siamo invitati a vivere il nostro cammino liturgico, la nostra partecipazione, è un modo per dirti: lasciati voler bene, accorgiti di come ti vuole bene il Signore, accorgiti di quello che Dio sta facendo per te. E allora ecco la pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato, dove abbiamo incontrato in questi giorni, ci è stata proposta anche dal Vescovo Gianni la domanda su Gesù: chi è per te Gesù? È una domanda che ritorna anche in questa pagina di Vangelo, dove Gesù predica e opera a casa sua e non viene capito. Anzi, dice il Vangelo che quello che lui faceva era per loro motivo di scandalo. Allora, il Vangelo che leggiamo in continuità con la pagina del Levitico ci dice:
ma quello che Gesù sta facendo per te, quello che ti sta raccontando in queste giornate a Lisbona, quello che vivi nell'incontro di amicizia e di fraternità tra di noi, quello che è nella parola del Papa, quello che sentite nella preghiera o nel condividere insieme i momenti di amicizia che abbiamo qui, bene, quello che il Signore ti sta dicendo e sta facendo per te, lo capisci? Stai capendo che cosa ti dice il Signore in questi giorni? Ecco, lo scandalo di cui parla il Vangelo, era per loro motivo di scandalo, non è qualcosa di male. Vuol dire che quello che Gesù aveva fatto li aveva toccati, aveva sorpreso il loro cuore e la loro vita al punto da non capirlo. Ma aveva raggiunto la loro vita quello che Gesù stava facendo. Allora, se il tempo della vita, della liturgia ci è dato per capire che cosa Dio sta facendo di bello per te, come ti sta amando, e se questi giorni sono una grande occasione in cui il Signore ti parla, Gesù, allora, amico, amica che sei qui, stai capendo che cosa ti sta dicendo Gesù in questi giorni? Sei un po' scandalizzato? C'è qualche parola, qualche sensazione, qualche immagine che hai colto di questi giorni che ha toccato il tuo cuore sorprendendoti, facendo scandalo, cioè dicendoti qualcosa che non ti aspettavi, provocandoti, chiedendoti un cambiamento o aprendoti il cuore? Lo stai capendo? Anche nel Vangelo, ieri Gesù, dopo il racconto delle parabole, agli apostoli chiede: avete capito quello che vi ho detto? Avete capito quello che vi ho raccontato? Ecco, vorrei invitarvi a tenere nel cuore oggi e in questi giorni, questi ultimi giorni, questa domanda. Chiedetevi: ma sto capendo che cosa mi sta dicendo il Signore? Sto comprendendo che cosa sta facendo nella mia vita? E sto comprendendo in questi giorni come Lui mi sta volendo bene? E se te ne accorgi, rimarrai scandalizzato, perché l'amore di Gesù per te, per noi, è sempre più grande di ogni nostra aspettativa.
siate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Signore, i doni deposti sul tuo altare nella memoria di San Giovanni Maria, e come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria. Santo. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Maria Vianney e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Manuel, il Vescovo Andrea che presiede questa Eucaristia, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Queste giornate a Lisbona tra noi e nell'incontro con tanti altri giovani ci regalano la bellezza della fraternità, la bellezza di costruire, di essere costruttori di amicizia, di fraternità. Ne abbiamo bisogno noi, ne ha bisogno il mondo, soprattutto nei luoghi dove la fraternità è ferita dalla guerra. Allora vogliamo pregare come Gesù ci ha insegnato per ringraziare per il dono della fraternità e per chiederla come dono per tutto il mondo. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Prima della preghiera e dell'invito dello scambio della pace, vorrei invitarvi oggi a condividere in modo più intenso una nostra preghiera per la pace in tutto il mondo e per la pace in Ucraina. E allora lasciamo un istante di silenzio dove questa preghiera diventa nostra nel cuore e poi la condivideremo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, e in tutto il mondo, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Per accostarci alla Santa Comunione, come tutti i giorni, due nella porta principale, due qui davanti e poi agli estremi e senza glutine qui accanto all'ambone.
Preghiamo. La partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio Onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che da te proviene, perché celebrando la memoria di San Giovanni Maria, custodiamo integro il dono della fede
e camminiamo sulla via della salvezza da Lui indicata, per Cristo nostro Signore. Amen. Ci sediamo un attimo, perché la comunità di Ribamar che ci ha accolto, e ringraziamo di nuovo anche il parroco Don Joaquin, in nome di Don Gioacchino Battaglia, il nostro parroco. Cari amici italiani, grazie per aver iniziato questi giorni e aver partecipato in questa giornata mondiale della gioventù dalla nostra parrocchia, Ribamar. Grazie a voi, ai vostri vescovi e sacerdoti, grazie a tutti voi che siete venuti per gioire il nostro paese con la vostra gioia e gioventù. Andate a Lisbona all'incontro con gli altri giovani e pellegrini, all'incontro del Papa Francesco, all'incontro con Cristo vivo, con Maria che si alzò e andò in fretta all'incontro di sua cugina, Santa Elisabetta. Voglio anche ringraziare la nostra organizzazione, soprattutto a Carolina, la nostra ragazza, Carolina, ah, venga qua, venga, per voi conoscere. Incansabile per il lavoro che lei ha fatto, lei ha preparato quasi tutto organizzato, da lei ha chiamato gli altri amici, portato. Tutti i volontari, le famiglie di accoglienza e la commissione ecclesiastica qui della nostra parrocchia si sono impegnati tutti di vero cuore a contribuire. Ringrazio anche le istituzioni, l'autarchia e il municipio di Lorignan, ringrazio anche la GNR, GNR è il corpo militare che sostituisce come da noi i carabinieri, no? Il corpo militare, non so se l'avete visto, qui sempre due militari, ecco, che hanno collaborato per tutto questo evento. E a tutti voi un grande abbraccio e grazie al vostro parroco Don Joaquin Battaglia.
Grazie, grazie, grazie. Come vedete, è un uomo con 86 anni, ha dietro di lui, già celebrato 10 anni fa 50 anni di sacerdozio, deve avere sui 60 e in più di celebrazione di sacerdozio, e si mantiene ancora così vivo, e la sua volontà, il suo giovane, la sua volontà è di morire a celebrare l'Eucaristia. Appena volevo rubarvi 2 o 3 minuti solo per raccontarvi una mia testimonianza personalmente, confermando quello che Don Andrea ha pregato e ha predicato solo. Quello che Gesù fa per noi, non noi facciamo per Lui. Io devo dare una mia testimonianza, io sono già qui residente, sposato già a 42 anni che vivo qua, sono venuto al gennaio del 1981, ho 2 figli, 2 ragazzi, e è successo che nella decada di 90, non ricordo bene se è 92-93, a Lisbona ha avuto delle ordinazioni sacerdotali. E il patriarca in quell'anno, come aveva pochi sacerdoti, ha pensato di istituire, particolarmente qua in Ribamar, la pastorale delle vocazioni. E venne qui la domenica dopo le ordinazioni, venne qui un sacerdote nuovo, ancora fresco, uscito dal forno, dopo aver celebrato la sua prima messa nella sua terra, è venuto qua. È venuto qua, ha celebrato la messa e ha fatto un appello all'assemblea invitandola al pomeriggio di venire qui nel salone, che lui aveva una cosa a dirgli: la popolazione tutta entusiasmata, voleva sapere che si parte, e si è riempita la sala piena di gente. E lui ha detto, dopo aver fatto una preghiera, ha detto semplicemente: noi, senti, il patriarca qui mi ha mandato solo, lui vuole istituire la pastorale delle vocazioni. Forse sapete cos'è? Vuole che lui si riuna qui un'equipa di giovani tutti i mesi, una volta al mese, che prega perché ha sacerdoti. La messa è grande e i lavoratori sono pochi. Beh, l'assemblea ficò così, come state io adesso, tutto in silenzio. Io, vedi, quello che vi dico questo non è per esaltarmi a me, è per esaltare il Signore Gesù, quello che cosa che fa. Io ho pensato, già a quell'epoca, sapete, sono 40 anni, sono organista e dirigo il coro qui dalla parrocchia. Non sono un grande musico, no. Ma a quell'epoca già era organista, dirigeva il coro, era ministro straordinario della comunione, era catechista, io e mia moglie. Avevo già molti impegni qui nella parrocchia. Ho pensato, nessuno se non abbiamo sacerdoti qualche giorno non ha Eucaristia, e se non ha Eucaristia non c'è Gesù, e questa parrocchia qualche giorno sforzatamente pronto mi sono assunto quel carico. Ho iniziato a costruire un'equipa, eravamo al principio 7-8 ragazzi e abbiamo tutti i mesi, non ricordo bene se è stato 5-6 anni, ci eravamo qui a pregare. Dopo 4-5 anni, il mio figlio più grande, un giorno, io la domenica, lui non usciva, finivamo da mangiare e rimaneva in casa. Figlio, tu perché, cosa ti succede? Perché non esci, non hai amici? Se vuoi i soldi, se ti mancano i soldi, vuoi andare al cinema? Io, no, e lui mi ha detto, oh papà, io non ho un altro posto meglio, dicami tu un posto più meglio di stare nella chiesa a servire il Signore. Io sono rimasto, non sapevo cosa dire. Lui ha voluto entrare in seminario, pronto, è stato ordinato, voglio farla alla breve, è stato ordinato nel 1998 come sacerdote. Ecco, voglio solo trasmettervi questo, il regalo che Gesù ci fa a noi quando noi appostiamo in Lui. E mi ha fatto un altro regalo più grande.
oggi è sacerdote, già quest'anno, tre settimane fa, ha celebrato, la parrocchia dove lui sta, ha celebrato 25 anni di sacerdozio, è vicario della città d'Alcobassa, prima di rientrare a Fatima, è là. E pronto, volevo dirvi, fuori di questo, mi ha dato un altro regalo che è più grande. Io qui in 40 anni non ho mai parlato italiano con nessuno. Mi ha dato tanti giovani. Grazie, grazie, grazie. Grazie al Signore. A Gesù. Bene, ringraziamo davvero anche Michele e con il parroco, con Michele, i nostri applausi hanno voluto dire alla comunità di Ribamar che noi qua ci siamo stati bene, ci siamo trovati bene, ci siamo sentiti accolti e abbiamo visto le tante cose che sono state fatte per accoglierci con amore. Quindi possiamo dirvi obrigado. Ancora, stiamo in piedi, ma un istante ancora di attenzione vi chiedo prima della benedizione finale. Qui siamo stati diverse diocesi, Oria, San Marino, San Miniato, Arezzo, Cortona, San Sepolcro. Rimini. E Rimini. Cosa ho detto? Rimini. San Marino? Rimini, Rimini. Rimini, Rimini. Bene, siamo stati in queste diocesi e si è creata anche un'amicizia, una fraternità tra di noi. Questo è l'ultimo momento celebrativo, comunitario che viviamo insieme qui oggi ed è un dono. Allora oggi da questo luogo si riparte per andare a vivere il cuore della Giornata Mondiale della Gioventù e vorrei ricordarvi di viverlo come ce l'ha detto ieri il Papa. Forse non tutti ieri hanno potuto ascoltare il Papa, ma ha detto una cosa molto importante ed è lo spirito con cui vi vorrei augurare di vivere queste giornate, ma anche il vostro essere giovani nella comunità. Il Papa ha detto più volte e l'ha fatto ripetere ai giovani che nella Chiesa c'è posto per tutti. E ha sottolineato che nella Chiesa c'è posto per tutti e per te, non come dovresti essere, ma per come sei e per come sei oggi. Gli applausi sono al Papa, perché l'ha detto lui. E quindi ciascuno di voi e di noi oggi e in queste giornate deve dire nella Chiesa, attenzione, c'è posto per me non perché cambierò, c'è posto per me così come sono. E da qui si cammina, ma c'è posto per me, c'è posto per tutti nella Chiesa, c'è posto per voi giovani, nella Chiesa c'è posto per voi. E allora davvero viviamo queste giornate così? E viviamole anche tornando a casa, così, nelle nostre chiese. Lo dico come vescovo e mi faccio portavoce di tutti i vostri vescovi, degli altri vescovi che accompagnano le vostre diocesi. Come vescovo e come vescovi, vi diciamo per le nostre chiese, giovani, c'è posto per voi.
per tutti voi, c'è posto per tutti voi. E allora continueremo nelle nostre diocesi il cammino ricchi della vostra presenza. E anche a voi giovani, io come vescovo, ma penso con tutti i preti, noi vi facciamo l'applauso, vi vogliamo dire il nostro grazie. E siccome siamo contenti, in clima di feste e di gioia, due compleanni non vorremmo lasciarceli sfuggire. Oggi tre. Oggi è il compleanno di Don Danilo. Oggi è il compleanno di Don Federico. E oggi è anche il compleanno di Don Alexander. Domani, poi gli auguri non si fanno, lo annunciamo, domani ricordatevi di fare gli auguri per il compleanno di Don Mimmo. Allora, ci fermiamo qui con i compleanni di questo mese, ok? Bene, allora ricreiamo un attimo il silenzio e concludiamo con la benedizione e il canto. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.